Spesso si compra una dashcam di basso livello per risparmiare, ma perché non utilizzare uno smartphone che non usiamo più? Per utilizzarlo ci servirà semplicemente un supporto da ventosa o da cruscotto e un caricatore con accendisigari. E poi questa applicazione che si chiama Daily Routes. Andiamo ad aprirla. Ok. Vedete, qui abbiamo tutti i dati che ci servono, possiamo avviare il video e col GPS ci dice anche il luogo in cui ci troviamo e la velocità a cui andiamo. Andiamo a inserirlo nel nostro supporto. Come vedete abbiamo più possibilità, adesso sta cercando i satelliti, qui ci appariranno i chilometri orari, qui abbiamo il mirino, qui c'è la risoluzione del video che possiamo modificare se vogliamo fare una foto e la modalità della fotocamera. Vedete, giorno splendente, nuvoloso, chiave di luna, notte, città di notte, personale non impostato. Noi mettiamo nuvoloso visto che è nuvoloso. Vi farò vedere il risultato poi a fine video. Proviamo a fare una foto. Ecco qua, adesso ci ho fatto la foto. Andiamo, procediamo col video. Possiamo decidere anche di mettere l'audio o meno. Adesso vi farò vedere come funziona. Come vedete l'applicazione è molto fluida, ci indica anche la velocità a cui andiamo e possiamo scegliere la risoluzione del video.